Allora ragazzi, ciao a tutti, sono Sergio Di Pasquale, Barbarian eccetera eccetera. Faccio questo video in questo formato in realtà un po' a malavoglia per il semplice fatto che io no, non sono davvero bravo a parlare davanti alla telecamera. Io sono bravo a parlare alle persone, quindi farò il mio meglio per immaginare che dietro a questo obiettivo ci sia qualcuno di fisico ad ascoltarmi. Voglio fare questo video così per narrarvi ciò che ho fatto oggi. Questo perché voglio una testimonianza, voglio un ricordo di oggi, prima che finisca la giornata, prima di andare a letto, prima di dormirci su, voglio parlarne adesso. Ecco, oggi la giornata è partita male. Un po' di cazzi per la testa, un po' di problemi da risolvere, un po' di cose da organizzare per le prossime settimane, per alcuni impegni. Poi, dopo una prima mini seduta stamattina, semplicemente per rimanere costante con il set eliminatorio della gara che dovrò fare a luglio, l'Endurance Cup, e pranzo e più o meno dal pomeriggio mi sciolgo un po'. Mi rilasso un po', ritorno in me. Già ieri notte chiacchieravo con un amico, un fratello, Andrea, e parlavamo di allenamento come nostro solito, di obiettivi, di allenamenti da fare e della nostra visione dell'allenamento. A me piace un sacco parlare di queste cose con chi condivide con me questa passione in maniera pura, è vera. E io gli annuncio che oggi avrei fatto un allenamento di piegamenti. Un vero allenamento di piegamenti. E cosa intendo io per vero allenamento? Lo sapete qual è la mia visione. Per me i veri allenamenti sono quelli lunghi, sono quelli con tante serie, sono quelli in cui si è in salita, si parte dal basso e si scala verso la vetta. Quindi oggi, più o meno verso le 3:30, inizio la mia scalata. Due piegamenti, quattro piegamenti, sei piegamenti, 8, 10. Il piano è fare 50 serie, tutte in broken, e salire da 2 a 100. Non ricordo se è stato un anno fa o 2 anni fa, comunque ho fatto una prova del genere simile sulle trazioni facendo da 1 a 50 in una giornata intera. Ho iniziato la mattina, ho finito la notte e io comunque avevo la consapevolezza che sui piegamenti sarebbe stato più facile, è un movimento più facile per me e per tutti. E in genere le prestazioni fra tirata e spinta sono in proporzione 1 a 2. E quindi mi sono detto, ok, è una bella sfida, proviamola, in una singola sessione di allenamento, in una sessione di allenamento vera e propria. Quindi ho deciso i recuperi da tenere, belli ampi. Ampi, così da farmi la prima parte dell'allenamento praticamente a riposo in più che buffer, ok? E inizio a recuperare tipo 30 secondi fra le prime serie e 1 minuto fra le serie da 10 a 20, 1 minuto e mezzo fra le serie da 20 e 30. Sono recuperi belli ampi per il mio livello, considerando che posso fare 50 piegamenti al minuto per un tot di minuti. Quindi, la prima metà apparente dell'allenamento scorre via liscia. Arrivo a 50, che sono 650 ripetizioni totali, come se non avessi fatto nulla. Però, dico che era apparente la metà perché effettivamente c'è una salita costante delle ripetizioni, e anche se mancavano a quel punto gli ultimi 25 set, dovevo salire fino a 100, dovevo fare una serie da 52, 53,
54, 56, eccetera, eccetera, senza mai smettere di aggiungere reps ulteriori a una base di ripetizioni che era anch'essa in continuo aumento. Ma avevo suggellato un contratto con me stesso. Dovevo finire, dovevo portare la prova a termine. Ora, io ho alcuni precetti per l'allenamento, per come vivo l'allenamento. E questo è un insegnamento che ho tratto da Zef. Lui mi ha spiegato un po' le sue ragioni per questo modo di vedere le cose che sto per esporvi, e io l'ho preso a mantra, come tanti degli insegnamenti da parte sua. E sostanzialmente tutte le ripetizioni che non sono eseguite in ritmo in una serie sono lavoro extra. E le ripetizioni che contano nella vostra serie sono quelle che vanno dalla prima a quando vi fermate a braccia tese, anche se non spezzate, anche se non vi staccate dalla sbarra per trazioni, anche se non vi alzate dalla sbarra per piegamenti a terra, insomma. Quindi per me un set vale a pieno solo se dalla prima all'ultima ripetizione non c'è uno stop della cadenza delle rep. Il movimento è fluido, anche rallentato, ma fluido. E quello che mi succede è che fallisco in questa sessione in vari modi. Non ho spezzato nessuna serie, ragazzi, nessuna. Tutti i set sono stati completati unbroken. Però innanzitutto ho cominciato con quello che per me è il full ROM, contando che il mio braccio sinistro non si stende più, e il ROM ha degenerato a dir poco durante lo svolgimento della sessione. Sono arrivato a fare delle ripetizioni vergognose, praticamente dei rimbalzi sulle articolazioni, shorties, che dire shorties è un eufemismo, rep appunto in quasi tensione costante, stile isometria. La tecnica, quella che rivedevo nei video, a me faceva cacare dal set da 56, forse 58, 60. Ho cercato di prenderne coscienza e correggerla un po', ma il mio stato fisico mi permetteva di fare quello che ho fatto e niente di più. Poi, arrivato alla serie da 82, ho interrotto anche la cadenza a 75 lì. Poi sono riuscito, attraverso un po' di carica e un po' di ulteriori escamotage, sacrificio della qualità tecnica, a fermarmi sulle varie serie intorno all'80esima rep. Fra le serie precedenti all'ultimo set, alla betta, lì sono riuscito ad interrompere la cadenza intorno alle 90 rep. 90 rep, shorties a morire, e le ultime rep del set, tipo lo scarto, tipo di 92 le ultime due, di 94 le ultime 4, full ROM completo, per rendere almeno quelle valide. Poi arrivo finalmente a completare la serie da 98 e mi trovo davanti a una serie di scelte. E allora, prima di fare la serie da 100, inizio ad avere un po' un conflitto con me stesso. Seguo il precetto delle reps straight in ritmo, oppure seguo un altro precetto dei Barbarians, che è: rendi le tue ripetizioni, specialmente quelle finali, valide. Ecco, sono arrivato poco dopo alla conclusione che io dovevo puntare entrambe le cose. Dovevo puntare a tenere un ROM migliore di tutte le precedenti 15-20 serie, e dovevo cercare di finire
100 le ripetizioni in ritmo senza fermarmi, altrimenti quel set non avrebbe contato nulla, non sarebbe stato valido. Un po' di automotivazione ad alta voce e poi quello che ho cercato di fare è stato mettere da parte tutte le mie paure. Non sono più lo stesso ragazzino che ero dai 16 ai 20 anni, prima di farmi male al petto in una sessione di piegamenti. Lì ho avuto un bello scossone, un bel trauma, e da allora sono pochi i frangenti in cui mi muovo sulla sbarra per piegamenti senza paura di farmi male, compromettermi irrimediabilmente e buttare al cesso anni di lavoro. Però se agiamo solo filtrati dalla paura, non raggiungeremo mai gli obiettivi che vogliamo raggiungere, e quindi va messa da parte, e tutto quello che ci serve è convinzione, intenzione, concentrazione più totale. Ed è quello che trovo prima di approcciarmi al set da 100. Butto su una canzone che mi piace, M.O.P., tiro fuori l'istinto animalesco che ho in me e mi avvicino alla sbarra da guerriero. Un po' di ruggiti, uno sguardo assassino rivolto direttamente ad essa, e poi la afferro con la dovuta convinzione. Scendo giù in plank e inizio la mia serie. Respiro una rep dopo l'altra, respiro, continuo a respirare, una volta per rep, mantengo la cadenza, tengo il ritmo. E la respirazione è più forte del normale rispetto a quella che uso di solito, è molto più forte, rischio forse l'iperventilazione, sento il formicolio sulla nuca e sul retro della testa. Ma non mi fermo, arrivo all'ultima ventina di rep e la voce inizia ad uscirmi da sola. Inizio ad urlare, specialmente sulle ultime 10 rep, dove anche per tradizione e come mio solito cerco di riaumentare il ROM se questo è venuto meno fra la prima e la 90esima rep. Urlo ad ogni singola rep delle ultime 10, diventano tutte più lente, ma non mi fermo fino all'ultima, la cui risalita dura forse 3 secondi, se non di più, e appena la concludo non riesco a fare altro che accasciarmi. Non ho più la forza di mantenermi in plank per un altro singolo istante. Le ginocchia crollano a terra e la mia testa subito dopo. Appoggio le mani e scoppio a piangere. Solo un'altra volta mi è capitato di piangere così immediatamente dopo un set, ed è stato in compagnia di mio fratello Cristiano Belotti, quando completai un god set sotto la pioggia in condizioni senza senso e con un muscle up dei più strani che si possano vedere, con una sola mano praticamente. E questa volta mi è successo stando da solo, e io sono convinto che quando ti spingi oltre un certo limite non c'è nessuno intorno e la carica viene da dentro, allora hai raggiunto un nuovo livello, hai scoperto un nuovo te. Ero lì, ci sono rimasto per qualche secondo, con la testa incollata a terra, non riuscivo ad alzarmi, non riuscivo a muovermi. Era come stare nel letto appena svegli quando non vuoi uscirne, una sensazione strana, ma dovevo rialzarmi.
dovevo rimanere forte per chi mi stava guardando. Quindi riappoggio la mano sinistra a terra in maniera decisa, forte, in modo da sostenermi. Devo emettere un altro urlo per trovare le forze per rialzarmi e mettermi in piedi, come sempre bisognerebbe finire uno dei propri set, perché chi vince è solo chi alla fine di tutto resta in piedi. Godetevi il set.